Potete venire qui ad aiutarmi? Che dobbiamo fare? Voi chi siete? Lui ha perso la memoria! Dovremmo pari ricordare di qualcosa che facevamo insieme. Questo è lo slime! Amico mio, mi sei mancato! Perché non mi ricordavo di te? Ah, non so, hai battuto la testa forte e ora non ti ricordavi più di me. Okay. Ma lo slime ti ha fatto rivenire alla mente che... Sì, mi ha fatto ritornare tutta la mente. Sì, tutto. Quindi ti ricordate di me? No. No. Vabbè, non ti preoccupare, ci dobbiamo ancora lavorare, ma non ti preoccupare. L'importante è che tu ti sia ricordata di Mumu. Ah, sì, e vai. È dello slime, lo slime è Mumu. Fantastico. Sì, ma adesso posa questo slime perché c'è ancora tanto lavoro da fare. Vieni con me. Ok, ma dove andiamo? E vai, sei ricordato di me. Mettiti qui, lui. Ciao, piacere, lui. Lui ti ha già spiegato che loro si ricordano tutti perfettamente chi tu sia. Sei tu che non ti ricordi di loro. Comunque passiamo al prossimo. Adesso Lily, vieni con me per favore. Io propongo di ballare una canzone insieme a lui. Già, perché il ballo fa parte della nostra vita. Noi balliamo, cantiamo e ci scateniamo. Quindi sicuramente ballando magari lui si ricorderà di noi. Esatto. E quindi che dovremmo fare? Ballare, lui, vieni con me, balleremo missione giungla. Sì, ma io non so ballare, ragazze, scusatemi, ma non ho mai ballato in vita mia. Ma come non hai mai ballato? Ma certo che balli, lui, guarda come sono vestita io. Male? Ma come male? Beh, ma come sei vestita? Ma poi questo è un cappello da esploratore. Dove devi andare? Che devi esplorare? Esatto, sono vestita da te quando eri nel film Missione Giungla, cioè un esploratore. Ok, sarà. E infatti adesso balleremo proprio quella canzone lì. Esatto, Missione Giungla, capito? Ti ricordi? Tu la canti, la balli ed è bellissimo perché sai, è una canzone del nostro concerto. Noi al nostro concerto, oltre che cantare tutte le altre nostre canzoni, cantiamo anche questa ed è bellissimo. Concerto? Ma di che state parlando? Ah, ti devo spiegare proprio tutto. Noi saliamo sul palco e siamo vestiti benissimo e stupendo con tutti i ballerini e ci mettiamo lì e cantiamo, balliamo col microfono in giro per l'Italia. E adesso siamo in tour e tutti i nostri fan che fanno parte del team Trote ci vengono a vedere dal vivo con le loro famiglie, con i loro amici e si divertono un sacco. Ci sono anche io? Sì, certo che ci sei anche tu. Ragazzi, siamo nei guai. Lui si deve ricordare assolutamente di tutto, perché altrimenti come facciamo i concerti se lui è conciato così? Non si ricorderà neanche le parole dei testi. Per scoprire come andrà a finire, mi raccomando, non so se avete già preso i biglietti, ma prendeteli, perché poi vi renderete conto se al concerto lui canterà e ballerà bene oppure no. Ma ora o la va o la spacca, è il nostro momento. Lily, non dobbiamo preoccuparci, ok? L'outfit c'è. Io sono vestita così da esploratrice e tu, guarda caso, sei vestita come me. Quindi siamo ottime, perfette, fantastiche. Adesso dobbiamo semplicemente ricordarci il ritornello. E devo dire che anche se non ho perso la memoria, io non me lo ricordo benissimo. Però aspetta, aspetta, era non so dove andare, ma ci vado con te. Okay, sì, perfetto, ok. Me lo ricordo, quindi partiamo da lì. 1, 2, 3, 4, mettiamo lui al centro. Niente paura. Niente paura. E sono sicura che lui si ricorderà, vero? Niente paura. Andiamo. Ma dove è finito? Sapete che faccio adesso? Prendo questa bella tastiera e gliela do un colpo in testa. Vi ricordate con la signorina Cornelia? Nella famiglia reale ha funzionato. Abbiamo dato un colpo di padella e poi si è ricordato tutto. Farò lo stesso con lui. Lui? Ho il tempo di ballare, lui, basta guardarti intorno, hai capito? Sì, questa qui è la nostra casa, sì, ok, ciao. Ok. E 1, 2, 3, 4, e non so dove andare, ma ci vado con te, ma ci vado con te, in questa nuova avventura, niente paura, con forza e coraggio, afferriamo due rane, missione giungla, missione giungla, missione giungla. Bravo. Ah, sì. Missione giungla, missione giungla, missione giungla. E non so dove andare, ma ci vado con te, ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura, con forza e coraggio afferriamo due liane. Missione giungla, in missione giungla, missione giungla, in missione giungla, missione giungla, in missione giungla. Wow, pazzesco, mi sono ricordato tutto, mi sono ricordato tutti i
passi e soprattutto la nostra canzone Missione Giungla, che bellissima. Hai visto che è stato semplice? Really? Wow, mi ricordo di te. Che sono bello. Bellissima. E vai, vai, vai. Lui si sta ricordando tutto. Oh yeah, oh yeah. Sì, tu mi ricordi però un attimo chi sei? Ho un vuoto. Non siamo ancora arrivati alla fine. Ah sì, ok, vabbè, tanto noi possiamo continuare a ballare. E non so dove andare, ma ci vado con te. Ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura, con forza e coraggio afferriamo due liane. Missione giungla, missione giungla. Sì, sì, ma adesso che ti sei ricordato, però basta ballare, vieni con me. Ok. Ma sai che questa volta l'abbiamo combinata grossa, speriamo. Voi l'avete combinata grossa, non noi. Sì, è vero, però lui non si ricorda di Sophie. E se non si ricorda neanche di noi? Oddio, no. Lui senza i suoi amici come faremo? Ma con Sophie come facciamo? Eccoci qui, lui. Siediti, siediti un attimo. Ti presento, Violetta, Romeo. Lui. Ti sei ricordato di Lily, ti sei ricordato di Mumu? Adesso ti dovrai ricordare di loro. E sai, Violetta ama cantare. Tu poco fa hai ballato, ma Violetta conosce tutte le nostre canzoni. È bravissima, ha una voce fantastica. E a volte tu canti insieme a lei. Abbiamo cantato tante volte tutti insieme. Abbiamo fatto tante lezioni di canto assieme. Sì, sì. Io che canto? No, 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 ma mi sa che vi siete sbagliati, ragazzi. Io non canto, non ho mai cantato nella mia vita. Invece sì, lui. Sì, lui ha cantato un sacco di canzoni. Pensa che abbiamo fatto addirittura un CD che è diventato CD di platino. Ma ti rendi conto? Le avevano tutti a casa e quindi ti ascoltano sempre. Quando sono a casa, per dire, quando le feste, mettono la tua voce e ballano. La mia voce? Wow. Quindi sono tipo famoso o qualcosa del genere? Direi di sì, sì. Lui, sai, abbiamo un canale e adesso ci stanno anche guardando. E lì abbiamo più di 6 milioni di iscritti. Che figo. Ciao. E te lo ti ricordi di me? Cioè dici che figo, meraviglioso. Però sei sicuro di non ricordarti di me, lui? Perché è impossibile. Cioè comunque, se ti ricordi degli altri, ti ricordi dello slime, ti ricordi di Missione Giungla, è impossibile che tu non ti ricordi di me. Mi dispiace. Se ti dico carciofina? Sono buoni i carciofini da mangiare. Un'insalata di carciofini mi piacerebbe adesso. E quindi ragazzi, io sono pronta al piano. E uno, e due, e one, two, three, four. È così che la vivo. Oh, yeah, yeah, yeah. È così che la vivo. Oh, yeah, yeah, yeah. Vai lui. La gente non capisce che non puoi fermare il tempo. Forse sarà per questo che nemmeno io sto fermo. Sai cosa penso? Bravissimo! Mi piace correre per i noi. Mandare e poi dimmi ora quanto è buona la granellina di nocciola. Mi sento così bene, anche se c'è un casino. Ma ora nota bene gli ingredienti del mio panino. È così che arrivo. Oh, yeah, yeah, yeah. Bellissimo, mi sono ricordato. Questa è la canzone di Pongo, la nostra nuova canzone insieme al nostro amico Pongo e insieme a Violetta. Che bello, mi sono ricordato di te finalmente. Cioè sinceramente Violetta non c'è in questa canzone, nel senso, vabbè, l'importante è che ti sei ricordato di Violetta, ok, che importa. Wow, è bellissimo ricordarsi dei propri amici e avere così tante persone al fianco. E di Sophie? Ah sì, la signorina. Ma come la signorina, mamma? Piacere, sono Sophie, te l'ho già detto 80.000 volte. Siamo fidanzati da 10 anni. Addirittura, un po' esagerato. Ragazzi, la situazione sta peggiorando di momento in momento, sinceramente. Perché ok, va bene tutto, va bene inizialmente che non si ricordava. Ok, si è ricordato prima di Mumu, poi di Lily, ora pure di Violetta. Ma di me no, ma com'è possibile? Io, ok, siamo molto amici con i ragazzi, ma ci conosciamo da meno tempo. Lui conosce da più tempo me. Sapete che faccio adesso? Prendo questa bella tastiera e gliela do un colpo in testa. Vi ricordate con la signorina Cornelia? Nella famiglia reale ha funzionato. Abbiamo dato un colpo di padella e poi si è ricordato tutto. Farò lo stesso con lui. Lui? Oh. Come la mettiamo? Ma... adesso chi sono io? Una persona scortese.